Buongiorno a tutti amici di AndroidWorld.it, siamo qui con il nuovo Samsung Galaxy Note 2, il successore del Note 1. Come potete vedere abbiamo un display da 5,5 pollici Super AMOLED HD con risoluzione 1280x720. Vedete qui sul lato destro il classico tasto d'accensione, porta micro USB e la pennetta che andremo a esaminare dopo. Sul lato sinistro abbiamo i tasti del volume e in alto un connettore per un jack. Vediamo subito le caratteristiche del dispositivo. È dotato di un processore quad core Exynos 4412 da 1,6 GHz, lo stesso del Galaxy S3 ma con frequenza di clock maggiore, e abbiamo questo schermo da 5,5 pollici che è un po' la caratteristica peculiare del dispositivo, come potete vedere molto fluido. Interfaccia TouchWiz UX, la stessa sempre del Galaxy S3. Vediamo subito l'interfaccia, quindi come potete vedere è la classica TouchWiz. Vediamo, questa è la prima versione della TouchWiz dotata di Android 4.1.1 Jelly Bean, come andremo a vedere ora nelle impostazioni. Vediamo subito, ecco, come potete vedere, classico easter egg di Jelly Bean. Vediamo una prova del browser andando su repubblica.it. I tempi di caricamento sono un po' lunghi perché non è esattamente una rete wireless ma un tethering. Come potete vedere il sito è molto fluido, si può zoomare anche se ce n'è relativamente bisogno perché si riesce a leggere anche le scritte più piccole. Anche zoomando, come potete vedere, non perde in fluidità e il rendering è molto veloce. Potete anche vedere che estraendo dal retro il pennino viene segnalato dal dispositivo che la S Pen è stata rimossa e possiamo navigare con la penna come se stessimo usando il dito. Abbiamo qua un menu delle varie applicazioni che possiamo usare con la penna. Come potete vedere, possiamo aprirle in questo modo. Ora non siamo dei grandi artisti, però come vedete il tratto è definito. Si possono avere varie opzioni. Con il pennino potete vedere c'è un feedback mostrato da un puntino che ci dà le didascalie e è utile anche per vedere delle anteprime che ora andiamo a mostrarvi subito nel comparto fotografico. Ecco, vediamo nella galleria, come potete vedere con il pennino possiamo vedere le anteprime delle varie foto contenute negli album. Vediamo anche la fotocamera, come potete vedere ci sono degli effetti qua che possono essere posti anche prima di scattare la foto, che poi può venire modificata anche col pennino. Tenendo schiacciato scatta foto a ripetizione, come potete vedere. Poi potremo andarle a visualizzare, certo non è che sia un gran soggetto, eliminarle o condividerle come al solito. Con il pennino possono essere svolte anche alcune gesture che vediamo, come questa che ci fa andare indietro, come potete vedere, e man mano ci fa uscire dall'applicazione. Oppure ci sono anche dei comandi rapidi, eccoli, che possono essere aggiunti. Ad esempio, vediamo, qua c'è già la mail, possiamo aggiungere varie scritte. Vediamo anche, come già presente sul Galaxy S3, anche qui abbiamo la funzione pop-up play
per consentirci di vedere il nostro film ovunque, anche mentre rispondiamo ad un messaggio, per esempio, possiamo, e anche ridimensionare possiamo il nostro video. Vi facciamo sentire anche il lettore musicale. Mettiamo al massimo, gli speaker sono buoni e anche il volume complessivamente abbastanza alto. Potete vedere anche che la versione Jelly Bean dà la nuova barra delle notifiche, diversa da quella del Galaxy S3, vedete la data, e anche andando nella barra di Google, come potete vedere, Google Now. Adesso è in caricamento, aspettiamo un momento. Ecco, bisogna ancora fare la parte introduttiva. Probabilmente ora ci darà solo la scheda del meteo. Non trova la connessione, però come vedete ha caricato il meteo. Dice anche la strada per tornare a casa e man mano qua compariranno le nostre schede.